Allora, dopo lunga discussione, non so Presidente quanto tempo ho per la replica, se 10 minuti? 10 minuti, benissimo. Allora cerco di essere sintetico. Mi preme in questa sede ulteriormente dare delle rassicurazioni. La prima è legata al modello. Il modello è questo, che nonostante che tutte le volte che io intervengo mi venga ricordato che la città dalla quale provengo come amministrazione è molto più piccola di un municipio, ricordo però che il piano di industrializzazione, di reindustrializzazione e di risanamento della società è stato vagliato rispetto al piano regionale. Vuol dire che noi abbiamo confrontato il piano industriale rispetto a quello della Regione Toscana, che ha un'estensione più grande di Roma e ha una densità di popolazione sicuramente molto più bassa di quella di Roma. Sul mondo dei rifiuti noi abbiamo riparametrato rispetto a una gara a doppio oggetto perché il Partito Democratico ha deciso in Regione Toscana di privatizzare il servizio, che esce con una gara a doppio oggetto, e noi abbiamo dimostrato attraverso un concordato e un piano industriale che riusciamo a portare il costo del servizio e mi fa piacere che sia presente l'assessore Montanari, da 240 euro ad abitante la tariffa a 187 euro ad abitante, in costanza di concordato, con il piano, con tutti gli investimenti fatti. Il piano regionale, con la privatizzazione, invece riesce a raggiungere solo i 202 euro ad abitante senza investimenti. Perché sapete tutti che la costruzione del nuovo inceneritore a Firenze, a Casa Passerini, è stata bloccata e quindi i consiglieri di maggioranza nel piano di risanamento dell'azienda hanno chiesto, e quindi faccio riferimento all'intervento del consigliere Fassina, hanno dato delle linee guida per quanto riguarda la realizzazione del piano industriale, che erano l'estensione del porta a porta a tutta la città, lo spengimento dell'inceneritore al termine del concordato e la tariffa puntuale. Quindi noi abbiamo abbassato il costo del servizio, riparametrato con la gara regionale, siamo stati molto più bassi sul costo ad abitante, abbiamo realizzato e realizzeremo entro la fine dell'anno il porta a porta a tutta la città e con quello noi abbassiamo la tariffa e accantoniamo a fondo lo spengimento dell'inceneritore. Vuol dire che nel 2021 noi abbiamo già accumulato i soldi dentro il piano industriale pagando tutti i fornitori con una percentuale superiore all'80%, cioè chi ha detto il 10% vuol dire che si ricorda dei concordati che non sono quelli fatti con la nuova legge modificata nel 2015. Noi abbiamo pagato su Livorno l'80%, su un'azienda che è vero era piccola, ma aveva 42 milioni di euro di debiti su 30 milioni di euro di fatturato. Quindi io faccio la riparametrizzazione, l'abbiamo rifatta con la Regione Toscana e abbiamo avuto una performance molto migliore. Ma la cosa che più mi lascia amareggiato è questo, che noi abbiamo dimostrato in un fazzoletto di terra molto piccolo, vuol dire la provincia di Livorno, di Lucca e di Massa Carrara, che il Movimento 5 Stelle ha fatto un piano di risanamento di una partecipata per mezzo del concordato preventivo in continuità. E analogamente il Partito Democratico, senza dire niente a nessuno, l'ha fatto in provincia di Lucca e in provincia di Massa Carrara, perché vengono qui e dire che il concordato non funziona perché crea dei problemi. Ma quando lo deliberano loro che sono in maggioranza, nel silenzio più completo, non lo dicono a nessuno, allora lì la misura va bene. E questo è il problema, che il Partito Democratico non è vergine rispetto al concordato. È che usa il concordato, ma siccome lo gestisce in modo politico, non gli torna. Quello di Cermek, che riguarda tutta la provincia, in realtà è sub giudice a Genova, perché hanno sbagliato a fare la divisione per classi. Non hanno considerato bene i fornitori, quindi li hanno divisi male per classi, e è sub giudice. Vuol dire che noi a Livorno l'abbiamo fatto, il Partito Democratico l'ha fatto a Massa Carrara, il nostro funziona benissimo e abbassa la tariffa, non ha chiesto un euro ai cittadini, siamo a debito zero e col servizio a porta a porta estesa a tutta la città, il CERN è che non ce la fa a concludere il piano di concordato. Però il Partito Democratico non viene qui a dire ci abbiamo provato anche noi ma non ci siamo riusciti.
dicono agli altri che non ce la fanno. Forse perché lo conoscete, cioè conoscete i vostri, e allora dite, siccome non ce la facciamo a farla questa misura qui, a metterla in piedi, e allora diciamo che gli altri non ce la faranno. Così non funziona. E ricordo che i rapporti fra il bilancio del Comune di Roma e di Roma Capitale e l'ATAC, i rapporti ci sono indipendentemente dal concordato. Se io chiedo, come ho sentito paventare, o l'accordo di ristrutturazione del debito o eventualmente la ricapitalizzazione, i soldi che io devo, con i quali devo sostenerle, li devo trovare sul bilancio del 2017. Non ci sono. Quindi chi mi dice poi andranno trovati? Certo, il concordato è l'unico strumento che consente a Roma Capitale di concordare l'appostamento del fondo crediti di dubbia agibilità su un credito nei confronti dell'ATAC. Quello me lo consente, certificato dal Tribunale. E ricordo, non si portano i libri in tribunale con il concordato preventivo in continuità. L'azienda rimane completamente nel possesso delle proprie scelte industriali. Il giudice fa una valutazione per mezzo dei commissari sull'esecuzione del piano una volta omologato. L'accordo si fa con i creditori? Certo che si fa con i creditori. In questo modo qui, in modo palese, in modo da dividerli per classi, e tutti votano insieme. Tutti i creditori votano lo stesso giorno. Così si fa. Non si prendono 1500 posizioni e singolarmente si va a contrattare con il singolo fornitore. Si riuniscono per classi, si dimostra un progetto che sia in grado, in continuità, di continuare a farsi fornire dall'azienda in modo efficace, efficiente, con il piano di risanamento, e poi trovare un accordo col debito tutti insieme. Insieme. Sotto controllo del Tribunale. Il Tribunale non vota. Il Tribunale si mette solo nelle condizioni di fare in modo, in maniera che la procedura sia rigorosa e che l'accordo proposto da parte del debitore venga rispettato. Solo questo fa. Secondo questi principi di onestà intellettuale, soprattutto nella redazione del piano industriale, in merito anche a quelle che sono le prerogative dette dai consiglieri, come noi abbiamo visto, perché come vedete non è che noi abbiamo messo degli obiettivi contingenti rispetto al risultato. Nel piano industriale, nel piano di concordato, dove noi l'abbiamo fatto, abbiamo messo degli obiettivi ambientali. Vuol dire, faccio un piano industriale con dentro degli obiettivi ambientali a vantaggio della cittadinanza, e in più gli abbasso anche la tariffa dei rifiuti. Così si fa e sta in piedi. Perché coloro che votano sono anche cittadini. E quando abbiamo offerto percentuali superiori all'80%, stando in piedi e non mettendoci un euro dal bilancio del Comune, come in questo caso, chi è cittadino e ha un vantaggio ambientale e ha anche un vantaggio dell'80% finalmente di recuperare i debiti, dopo che il Partito Democratico, dopo aver governato 70 anni in una città, aveva deciso di fare una moratoria dei debiti, di provare un accordo di ristrutturazione, di fare una ricapitalizzazione, di dargli gli immobili, aveva creato un debito che era il 50% più del fatturato annuo e della tariffa. Impossibile da fare. Ora loro arriveranno al 2021 e forse anche prima, avere debiti zero. Debiti zero e la tariffa a 187 euro abitante contro 242 ad abitante. Così si fa. Se poi il Partito Democratico, in tutti i concordati che si è votato, non è riuscito ad avere queste performance, eventualmente ci sarà un problema di metodo. E noi stiamo provando un metodo di risanamento, come ricordato da tutti i consiglieri, che consenta di avere un servizio con tutte le caratteristiche che sono state annunciate dal sindaco, dal sottoscritto e soprattutto dall'assessore Mereo per quanto riguarda le caratteristiche che deve avere il servizio. E vi ripeto, tre condizioni avevano messo i consiglieri: spengere l'inceneritore su un piano industriale, il porta a porta al 100% esteso a tutta la città con la raccolta differenziata superiore all'80% e la tariffa puntuale. Non hanno detto, senti, guardiamo come si fa l'accordo con i creditori per vedere se si vota. Si fa così, anche perché la legge fallimentare lo vieta che venga fatto questo accordo. Hanno chiesto degli obiettivi ambientali che l'azienda sta recuperando, sta mettendo in piedi, e quindi ha efficientamento ambientale, efficientamento economico-finanziario, nessuna spesa per i cittadini, soprattutto basta che paghino la tariffa.
Mi sembra di essere stato abbastanza chiaro. La cosa che mi dispiace è che portate gli esempi dei vostri concordati preventivi in continuità o dei vostri liquidatori e poi li confrontiamo.